Ecco che entrano in scena le tette di Viper. Viper Gennaro, matchup immagino a sfavore del povero vecchio. Viper se lo tocca lo smonta. Però giustamente Trappi non deve demordere. Subito trade a favore, famosissimo Thunder Knuckle forte, in cui puoi fare dash avanti e un altro a seguire. Se all'angolo può anche addirittura combare la ultra. Grazie, ciao, arrivederci, vinto. Sequenza di cancel del Seismo, brevissimo Shin come al solito. Prova l'overhead, non va. Preso, la mette all'angolo, safe jump di Trappi. Spreca le barre per pressarlo, non serve a niente. Entra con un jump in e non fa nulla. Sbaglia la punizione. E un buon basso dal nostro Shin. Chiude il primo round, lo porta a casa. Pronti via, però. Shin Trappi non deve demordere. Danza di Burning Kick. Nel dubbio, Burning Kick. Rialzo Thunder Knuckle. No, solido. Punito, bravo. Come vedete, anche se non trada, se colpisce a una certa altezza, il Thunder Knuckle forte può essere combattuto dentro Thunder Knuckle. La Trappi Special, anche come abbiamo visto nel precedente incontro contro Magvet, non riesce ad andare al muro. Questa volta però punizione di ultra. Un buona fake cross up, gli atterra davanti, sbaglia a parare Shin e si prende la combo. Un round 1-1. Mamma mia, come evita Thunder Knuckle sul rialzo. Un buon tiro. Attenzione, sbaglia il focus, ma si salva in qualche modo. Deve stare attento alla barra grigia. Non si salta addosso Viper così. Come avete visto, si è subito all'angolo dopo la punizia. Ghichero forte. Una buona combo. Vediamo se comba con la ultra. Finalmente Trappi è tornato dopo il match di riscaldamento contro Magvet. Sa fare le combo. Attenzione, il mix up si frega da solo. Si auto mix up. Le setup di Shin. Ancora una volta Trappi decide di morire. Bravissimo. Regaliamo la partita a Shin. E vabbè. Le tette di Viper. Ringraziamo del costume. Grazie Shin per aver scelto questo costume. Il pubblico apprezzerà. Sono sicuro che farò un sacco di visualizzazioni solo per questo motivo. Un momento di cedimento per la scheda d'acquisizione, ma è tornata, meno male. Le combo, niente male, fa poco stanna, devo dire, non ci si può rialzare così Trappi, ricordatelo, non voglio vederlo più. Una buona combo, ancora sta porcata di volare al muro con il personaggio in mezzo. Le setup, stavolta funziona. E comba in ultra, cancellando calcio standing, calcio piccolo standing, se mi ricordo bene. Bravo Shin. Ci regala un po' di spettacolo. Bravo stavolta Trappi, che va dal lato giusto. Intercetta il volo, le frame trap, funziona. No. Basta, non scacciare. Punisci. Molto bene, sai fare le combo. Però Shin non si ferma, non può fare questo gioco di overhead o colpi strambi e ambigui di Gennaro. Sequenza impressionante, Viper dorme, dopo che entra con la gialla decide di non fare nulla. Una buona esecuzione. La punizia, grande classico anche questo. Interviene, ma non funziona, una free trap pugnetto, pugnone, tanta speranza, ha funzionato. Uno pari ancora, bravo Trappi. Non regaliamo nulla. Le cross up, funziona. Una buona combo. Giustamente non spreca barra, deve tenere la super, perché ricordiamo che Gennaro con la super, se poi carica anche l'ultra, ha tipo un cannone. No. Le cross up. Droppa la combo. Un buon focus. No, cos'era? Aia, all'angolo. Solido. Stelline. Carica la barra, sdroppa la combo, è ancora apertissimo tutto il match. No, non devi rialzarti così, ultra perso. Sì. Ricordo per i nostri ascoltatori che il Seismo, che è quella mossa
di Viper che colpisce il terreno abbassandosi e si vede praticamente della polvere, un getto, non so che altro, verso l'avversario, colpisce basso e, come avete visto, in certe condizioni lancia, quindi può combare con Burning Knick a seguire e all'angolo anche diretto in ultra. Gennaro usa i suoi trucchi, si mette all'angolo da solo, povero vecchio. La stessa volta ce lo manda Viper. È ancora, avete visto? Seismo X prende basso, se lo pappa, purtroppo. Un buon set jump. Tanger in medio. Combo in ultra 2, bravissimo. Scusa, in ultra 1 dello stile della Gru, che va a intercettare un personaggio in Jungle State. Ed era questo il caso. Può fare salto, calcio forte che fa due hit e poi ultra 1. La presa non va, non ci si rialza così, ma noi lo facciamo comunque. Le safe jump, no, però ha funzionato anche di avere la schiena. Shin ha tirato male. Le punizie di un buon solito focus, l'ascella imparabile di Gennaro. Ancora gli viene dietro, bravissimo, magari ha preso le distanze. Vedete, questa ascella è un unblockable praticamente. E finalmente Gennaro sblocca il risultato, si porta a casa il punto e via. Intanto Viper fa i fuochi d'artificio, continua a scaldarsi lì. Focus di livello 3 nel teschio, combo classica di Trappi, decide di mix up, pericolosissimo. Poteva prendersi il solito Thunder Nicol di Shin, eccolo qua, decide di farlo comunque. Burning Nick su rialzo. Oh oh, molto bene, per una volta Loga funziona. Questo wall dive X praticamente poi gli lascia, come avete visto, sempre giugglabile l'avversario, quindi poi gli ha tirato un calcio per fare un po' di danno. Se avesse avuto l'ultra o di meglio poteva fare altro, ma non era questa la situazione, aveva un sacco di barra. Le mix up di overhead in quella situazione difficilissima, riesce a entrare un focus. Bravo Trappi, forza Trappi. Le cross up, droppa la combo, però forse troppo distante anche adesso. Rischia tutto ancora con sto diavolo di salto al muro. Cerca il cross up, para giusto Shin, bravo. Thunder Neck, mi aspetto. No, invece Seismo X diretto, sbaglia però il link da ultra, troppo lento. E l'ennesima porcata di Trappi che salta dritto con un calcio. Non so cos'era, era stato davvero un brutto momento per Street Fighter, ma riesce a portare a casa anche questo match. Un po' di errori per i nostri giocatori, ma è bello comunque. Rialzo, focus va sotto, mani a caso, gli entra il cross up, non comba. Burning Nick nel dubbio, tanto standing passa sopra i bassi, come avete visto. L'overhead, setup? No, un salto empty, poi un colpo d'ascella fortissimo, non poteva fare nulla come al solito. Ah, no. Prova il funambolo, si ferma in volo con il secondo colpo, ma non va. Il recovery è molto buono di quella Special X, quindi sperava di atterrare e recuperare. Invece, devo dire che fa poco male Viper. Toccato due volte, il focus sbagliato, Gennarino è morto. Povero piccolo vecchio. Attenzione, posa della Gru. Va a prendersi un Burning Kick in faccia, azzecca il focus. Thunder, e fai il suo Thunder, scrollatelo di dosso. Azzecca invece il Seismo X, focus pericolosissimi contro Viper perché si tocca due volte e si è morto. Eccolo lì, Thunder su rialzo, come avete visto l'ha scrollato. Non fa nulla stavolta che è troppo basso, sarebbe volato in orbita. Bravo Shin, giusto così. Si studiano. Vedete le barre cariche del buon Gennaro, se lo tocca glielo spiega. Non funziona il Thunder. Le setup. No! Che figata! Ricordiamo che la Super ha uno setup molto più veloce, non mi ricordo se tipo 2 o 3 frame, però come avete visto raso terra, non ha fatto tempo ad atterrare Viper e colpisce Airborne, vinto. Bravo Trappi! Così si fa.
Anche questo rialzo un po' sportivo, devi scrollartela di dosso. Però adesso devi stare attento, più manzo, più manzo. Invece salta ancora, Jaguar State non fa nulla. Tenta il solito mix up a basso alto e si prende il solito Thunder in bocca, come adesso. Calcio medio, Thunder medio di Viper, che è praticamente boom, tutto del personaggio. Non mi ricordo quanto lascia, ma... Che cavolo! Le option select! Credo almeno. Avete visto che dopo il salto neutro Viper ha usato il Thunder Nanacle, che è invincibile, ed è andato in volo. Gennaro è andato a vuoto. Quando è andato a vuoto però aveva già imputtato, mentre cadeva, il comando della Ultra. E questo option select ha fatto uscire la Ultra. L'Ultra, essendo con lo startup invincibile, è andata a colpire il Thunder forte di Viper. Alto livello, quindi sa quasi fare anche le combo. Uia! E adesso? Bravo. Viper si vede che non sa più cosa fare. Sbaglia anche le combo. Shin è un po' intimorito. Non si aspettava la figata di prima, secondo me. Cerca di intercettarlo, ma invece viene severamente punito a sua volta. Vi ho già spiegato, vero, che Viper non fa male. Un po' di più. Danno davvero severo e ingiusto. Ancora una volta l'acquisizione fa le bizze. Questo mi butta un po' di malumore. Metabarra e lo stun. Vabbè, ma ditemi voi che sei giusto. Pugnetto, pugnetto, mani, ma non serve a nulla. Salto, mi pare calcio medio, comunque un neutrale buonissimo, perché è un muro di fronte a sé. Rivediamo le pere di Viper, finalmente si riprende e va nostro Shin. Gekido. Zack. Non fa l'ultimo hit, curioso. Rialzo presa funziona. Le mix up. Un buon focus a scappuggire. Solito trade col solito Thunder forte. Attenzione, lo sbatte a terra. Non puoi farlo, Trappi. Basta. Lo vede, reagisce. Ha un'animazione molto lenta. Sta lì. Se sei lì, lui fa qualcosa. È proprio vantaggioso. Solito pappaggio. Prende le distanze. Presa vuoto. Infatti, aveva già deciso di fare Burning Kick. La nostra Viper era in volo. E chiude la pratica. Ma aspettavo un focus livello 3. Solito sgambetto buonone in crane. Un buon focus. Schiaccia Trappi però. Bravo. Più o meno. L'avrei fatto anch'io, mettiamola così. Viper bisogna scrollarsela di dosso, perché se impone il suo ritmo sono lacrime. Finalmente para un Seismo X basso, però. Importante. Riesce anche a fare un cross up. Ha reagito troppo lento Shin, errore suo in questo caso. Solito muro di neutrale, sbaglia in quel salto lì, voleva intercettarlo, ma si porta a casa col solito colpo elettrico la nostra... Boh, cos'è che è? Agente speciale, se non ricordo male. Agente speciale con delle pere immense. Una conciatura più strana che si sia mai vista. Wow, che normale. Non si passa però, come al solito. Le mix up, non sai se è a terra davanti o a terra dietro. Situazione pericolosa quel focus. Vediamo come al solito che fa scintille la nostra Viper. Giallone, stavolta se lo prende, si era rialzato. È difficile vederlo però, perché è davvero veloce. Anche a me succede di prenderne troppi e fa troppo male. Ecco, no, colpisce male. Tutto a caso. Era un Burning King, penso X, avrebbe vinto. Raccogliendolo mentre cadeva. Nel dubbio Seismo. Tanto è full screen. Gli va ancora nella schiena. Ancora una volta il buon mix up. Anche troppo buono di Viper. Barra grigia, non farlo! Ecco, appunto.
Arriva anche un perfect. Potrebbe chiudere così il nostro Shin. E la porta a casa. Pavia, ora che ci faccio caso. Grande trademark che Street Fighter ci regala. PV. Perfect e Victory disegnano il luogo del comune di Pavia. Un buon match. Grazie a questo fermo immagine del prosperoso seno probabilmente rifatto di Viper, visto che è impossibile che una camicia mantenga in quelle posizioni un paio di pere così. E vi saluto. Ciao raga.